La nostra è uno stand composto da tre aziende che si sono per vari motivi consorziati in questa presenza da IoT Things di Milano, proponendo soluzioni e proposte tutte legate al mondo e alla tematica dell'IoT. La prima azienda è Omatron, che realizza impianti domotici e quindi tutto quello che ha a che fare con l'automazione dell'edificio, della casa, dell'abitazione e ha la possibilità di essere connessa alle app, fra cui Apple HomeKit, e quindi è aperta verso tutto il mondo dell'applicazione che oggi ruota attorno ai grossi nomi dell'IoT mondiale. La seconda azienda è Vicosystem, che invece realizza delle soluzioni di comunicazione aperte di tipo aziendale, che può essere dal centralino VoIP al gateway GSM, alla digitalizzazione anche di impianti analogici esistenti per portarli all'interno di piattaforme unitarie. La società invece Doin Security si occupa specificatamente di controllo accessi, allarmi, quindi gestioni di impianti di sicurezza e di videosorveglianza. Le nostre due caratteristiche principali sono degli impianti che possono essere gestibili remoto via app e via web, e che quindi possono garantire l'apertura del controllo da parte dell'utente in modo molto libero e molto flessibile, impianti di videosorveglianza e soprattutto con videoanalitica. La novità che abbiamo presentato è una videoanalitica di tipo in autoapprendimento, quella che viene chiamata l'intelligenza artificiale, la machine learning, cioè la capacità del software di capire all'interno dei flussi video che cosa è la problematica e poter dare degli allarmi anche agli operatori di videosorveglianza. Un'ultima novità che presentiamo in questa fiera è il sensore LoRaWAN per gli impianti di parcheggio. È una novità in quanto può comunicare con una batteria di durata 10 anni agli impianti di tipo LoRa per dare alle smart city la capacità di sapere se posti auto sono occupati, se ci sono delle situazioni traffico ferroviario, viario, filotranviario di un certo tipo, ed essere quindi un oggetto, un sensore posto nella città a servizio della infomobilità o della comunicazione dei dati alla infrastruttura cittadina.